ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Bentrovati amici radioascoltatori, un altro appuntamento con ANG Radio Agropoli Generation. Un caloroso saluto a tutti i ragazzi collegati con noi questa sera, che come sempre ci fanno compagnia. Ospite con noi questa sera Giuseppe Caruso, presidente del Forum dei Giovani della Regione Campania, classe 94, studente in giurisprudenza all'Università di Salerno. Tra le tante iniziative ricordiamo l'impegno con la legge regionale Costruire il futuro, nuove politiche per i giovani, al fine di valorizzare e supportare le associazioni giovanili campane. Bene, entriamo subito nel vivo e cominciamo con le domande. Giuseppe, posso darti del tuo, vero? Certo, certo. Okay, grazie prima di tutto per essere qui con noi questa sera. Ma grazie a voi, perché questi sono dei momenti positivi di confronto che ci danno la possibilità anche di raccontare un po' quello che stiamo facendo, quindi grazie a voi. Bene, subito la prima domanda. Come è iniziata l'esperienza che ti ha portato a diventare presidente regionale del Forum? Qual è stato il tuo percorso? Il mio percorso nasce con la partecipazione ad una scuola di cittadinanza all'età di 14-15 anni. Tramite degli amici un po' più grandi mi portano a questa 2-3 giorni di scuola di cittadinanza in cui partecipano diversi giovani del territorio regionale. Nel partecipare alla scuola di cittadinanza mi presentano questo strumento partecipativo unico a livello nazionale che era già presente in Regione Campania, che era il Forum Comunale dei Giovani. Inizio ad avere interesse per il forum, a capire cosa sia, come funziona, quali obiettivi ponesse e soprattutto come riuscisse a coinvolgere i giovani all'interno delle rispettive comunità. E quindi dopo questa esperienza mi avvicino sempre di più al forum dei giovani del mio paese, Caposele, un piccolo paese della provincia di Avellino. Dopo un'esperienza all'interno dell'assemblea divento coordinatore dello stesso. Da coordinatore del forum ho partecipato sempre con associazioni, con reti tra forum, a enti sovracomunali, affinché ci fosse una forma di coordinamento tra i forum stessi. Dopo quell'esperienza, quindi a carattere territoriale provinciale, ho avuto la possibilità di essere delegato all'interno dell'assemblea del forum regionale nel 2015 e nel 2016 sono stato eletto presidente. Quindi insomma la mia esperienza nei forum nasce dal forum comunale, nasce dal territorio e poi man mano si avvicina sempre di più al forum che è più alto in grado, per modo di dire, ma in un certo senso rappresenta una vastità di interessi e un territorio molto più vasto che quello regionale, appunto. Bene, allora il forum nasce nei primi anni 2000, quindi dalla Carta Europea, e poi si passa alla legge regionale Costruire il futuro, nuove politiche per i giovani. Possiamo spiegare che cos'è il forum giovani e che valore ha per il nostro territorio, soprattutto appunto per noi giovani? Allora, noi quando parliamo di Forum dei Giovani dobbiamo un attimino differenziare nella nomenclatura il livello territoriale in cui opera. A carattere generale, il Forum dei Giovani è un organismo consultivo che viene istituito o presso i consigli comunali o, nel caso di quello regionale, presso il Consiglio regionale della Campania, che ha l'obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni e le istituzioni al mondo dei giovani, semplificandone i rapporti. Sostanzialmente è un organismo pubblico, quindi il ragazzo non vive più l'esperienza nell'associazione di privato, ma inizia a rapportarsi con una serie di regole che sono tipiche della pubblica amministrazione, degli organismi pubblici appunto, e quindi entrando in questo sistema cerca di rappresentare le istanze di tutti i giovani del relativo territorio. In Regione Campania, che è la regione che si pone come modello da questo punto di vista, il forum regionale fu istituito addirittura con una legge dell'89, una legge che però non ha mai avuto un seguito e un riscontro fino alla Carta Europea della Partecipazione di inizio anni 2000. A quel punto si avvia in Regione Campania un processo di istituzione dei forum comunali e di quello regionale che ha una durata più o meno decennale, quindi arriviamo intorno al 2010 che abbiamo quasi un forum
un forum costituito in un comune ogni 5, quindi più o meno avevamo un centinaio di forum presenti in Regione Campania, con un processo che comunque è in crescente, che è in una fase positiva. Dopodiché, con le riforme che si sono susseguite, con il taglio dei fondi alle politiche giovanili, con la legge del Rio che è un po' anche riordinato le politiche giovanili in capo alle province, c'è stata una fase decrescente di questo fenomeno, che noi abbiamo ripreso proprio attraverso la legge regionale del 2016, Costruire il futuro, nuove politiche per i giovani. Questa è una legge quadro, una delle prime regioni d'Italia ad aver avuto una legge quadro che disciplinasse le politiche giovanili, che nella legge quadro, tra le altre cose, disciplina anche il ruolo dei comuni e quindi dei forum comunali dei giovani e il ruolo del forum regionale dei giovani. Questo per dare un quadro normativo evolutivo. Dopo questa legge ci sono stati diversi finanziamenti pubblici, finanziamenti che hanno permesso ai forum di esistere e di perseguire gli obiettivi per i quali erano nati sostanzialmente. E oggi noi contiamo che i forum sono comunque una realtà fluttuante, in quanto sono rappresentati da giovani, quindi il giovane poi va via per lavoro, si iscrive a un percorso di studio universitario, lascia un po' l'organismo, in alcune piccole comunità a volte non si rinnovano in maniera periodica, quindi comunque sono dei numeri da prendere con le pinze, però oggi raggiungiamo la soglia sulle 250 unità, quindi quasi il 50% dei comuni in Campania hanno istituito i forum comunali dei giovani. Giusto una postilla sugli stessi, sono degli organismi che funzionano benissimo dappertutto, però per dare un dato scientifico per l'occasione, hanno un maggior successo nelle piccole comunità. Mentre nelle grosse città abbiamo avuto più problematiche relative anche ad una strumentazione politica degli stessi, mentre nelle piccole comunità i giovani rappresentanti hanno riuscito senza troppe difficoltà a raggiungere gli obiettivi prefissati. Bene, passiamo subito alla prima domanda. Ester, vuoi dirci qualcosa? Ci proveniamo dal comune di Santola Palinuro, siamo per l'appunto in una fase preliminare, ci stiamo organizzando per avere anche noi il nostro forum, quindi da interessata in prima persona ti chiedo, secondo te quali sono i primi passi che è bene muovere appena costituito un giovane forum, insomma come direzionarsi in questo nuovo mondo che, a cui chi si approccia per la prima volta magari è strano e non sa bene su cosa focalizzarsi? Certo, allora innanzitutto c'è una fase preparatoria al forum stesso che noi abbiamo cercato anche di disciplinarla in un decreto dirigenziale numero 82 che prende il nome Kit per l'istituzione dei forum dei giovani comunali, e c'è anche una narrazione delle fasi poi per poterle istituire, nonché ci sono dei caratteri inderogabili che devono essere rispettati per essere conosciuti come forum comunali. Però io ci tengo a precisare una cosa, che il forum deve essere sempre vissuto come un mezzo e non come un fine. Alla fine uno deve chiedersi: io perché voglio creare aggregazione e partecipare alla vita attiva del mio paese? Nella maggior parte delle risposte la stessa sarà: perché voglio contribuire a migliorare il territorio in cui vivo, perché voglio rappresentare i giovani, insomma queste sono un po' le motivazioni per cui uno si mette in gioco, e quindi deve aver ben fisso il programma, un'idea, una visione che vuole portare avanti. Una volta che ce l'ha ben fissa e l'ha condivisa logicamente con gli altri ragazzi che fanno parte del forum, poi bisogna trovare le modalità attraverso lo strumento di raggiungerlo, quell'obiettivo. Molto spesso ci sono, da almeno dal 2016 in poi, c'è stato almeno un avviso pubblico di finanziamento ogni 6 mesi. Quindi l'idea che io ho, poi la posso mettere in pratica in maniera reale, in quanto c'è la possibilità di ricevere dei fondi e dei finanziamenti. Io che lavoro all'interno del forum riesco a sviluppare nella gestione del finanziamento anche una prima esperienza amministrativa. Quindi un'altra finalità importante è quella di sviluppare una sorta di palestra di cittadino attivo, perché io non è che amministro più un'associazione privata, ma devo attenermi a delle regole pubbliche, quindi sulla contabilità, sulla gestione dello stesso. Quindi è anche un modo per formare cittadini consapevoli del domani
nella gestione soprattutto del bene comune. Però tornando al nocciolo della domanda, bisogna fissarsi un'idea, un programma, una visione che si vuole perseguire e poi utilizzare tutto ciò che c'è in campo attraverso lo strumento che ti facilita il raggiungimento dell'obiettivo per poterlo perseguire in maniera chiara e netta. Quindi molti partecipano al forum, lo istituiscono e finiscono là, insomma, invece no, non è l'obiettivo fare il forum, non è io ho fatto il forum, ci abbiamo 200 forum, no, capiamoci bene, insomma, i forum sono utili perché si può rappresentare al meglio le istanze delle giovani generazioni. Voglio soltanto raccontarti in brevissimo una mia esperienza personale con il forum regionale. In questo caso noi molto spesso ci siamo confrontati con gli ordini di rappresentanza delle categorie professionalizzanti, quindi giovani avvocati, giovani architetti, giovani medici. Sono 29 gli ordini esistenti in Regione Campania e molto spesso in questi confronti veniva fuori la difficoltà del giovane appena concluso il percorso di studio che doveva sviluppare un periodo di pratica andato, che molto spesso non veniva retribuito, non apprendeva nuove nozioni, insomma aveva diverse difficoltà. E noi facemmo una proposta risolutiva in un certo senso all'assessore, all'epoca era Chiara Marciani, all'assessore alle politiche della formazione, affinché ci fosse utilizzo dei fondi europei per sostenere almeno 6-8 mesi della fase di pratica del giovane ragazzo. Una misura attivata, sospesa poi per l'emergenza Covid, però per dire, il compito era quello di rappresentare le istanze dei giovani, in un certo senso l'abbiamo fatto, l'abbiamo posto alle istituzioni competenti, le quali poi sono intervenute dando riscontro pratico, quindi in questo caso il forum è stato lo strumento, però la finalità era un'altra che volevamo perseguire. Molto interessante, anche perché sono una praticante avvocata e non ne sapevo proprio nulla, ecco. Ottimo. Bene. La parola ad Antonietta. Buonasera. Allora, da quando è iniziato il tuo mandato, quali sono state le iniziative realizzate e quali quelle che ti hanno dato più soddisfazioni, che hanno avuto più successo? Noi abbiamo messo in campo ogni anno diverse iniziative, perché poi avevamo una programmazione annuale, quindi iniziavamo dal mese di febbraio-marzo e terminavamo novembre-dicembre. Le cose che cito di maggior successo, oltre che le tematiche generali dell'occupazione, del rapporto con l'Unione Europea, dell'ambiente, della legalità, insomma le tante tematiche che hanno visto tante iniziative, quelle che, a cui sono più affezionato, insomma che hanno avuto più successo, le divido in due gruppi. La prima sono gli avvisi pubblici di finanziamento ai forum comunali. Noi abbiamo fatto per la prima volta, visto che dal 2010 non si finanziavano più forum comunali, li abbiamo finanziati attraverso i nostri fondi. Un mini bando da 30.000 euro il primo anno, il secondo anno un mini bando da 50.000 euro, per poi arrivare con dati alla mano ad una sinergia con l'assessorato che ci ha permesso di mettere in campo un avviso pubblico che tra la prima finestra e la seconda finestra finanzierà i forum comunali per un totale che si avvicina al 1.500.000. Quindi questa, diciamo, è stata una delle misure che più mi ha dato soddisfazione. Poi un'altra che l'abbiamo ripetuta ogni anno, che purtroppo quest'anno per l'emergenza Covid non abbiamo potuto sviluppare, ed è una scuola di cittadinanza. Io ogni anno ho promosso una, due, tre giorni in una provincia diversa, generalmente andavamo nel capoluogo di provincia, in tre giorni di formazione e confronto con 100-150 giovani provenienti da tutta la Campania. Era un modo per conoscersi, per formulare delle proposte e per cercare appunto di rappresentarle alle istituzioni competenti. Poi c'è un'altra tematica che poi abbiamo avuto degli ottimi risultati anche con le università, che è stata la tematica delle aree interne. Oggi è molto discussa. Noi nel 2016 abbiamo finanziato delle borse di studio a dei giovani che volessero sviluppare un'attività nelle aree interne della regione Campania, attività sempre professionale di supporto alle amministrazioni, ed ha avuto un bel successo sia per i progetti che hanno presentato i ragazzi, sia perché ha iniziato a porre sul tavolo la problematica e l'interesse verso la tematica delle aree interne, con tutti i dati della disoccupazione e spopolamento che purtroppo ne venivano fuori. Che purtroppo sono una piaga. Grazie. Bene,
Ma di tutte queste iniziative che ci hai elencato, di cui sei molto fiero e che a noi piacciono tanto, quanto il Covid in questo anno, che ci ricorderemo tutti sicuramente, ha rallentato le attività appunto del, del Forum Giovani? Che difficoltà avete avuto? Il Covid purtroppo ha rallentato le attività un po' di tutti. Noi per fortuna in quei periodi di fine maggio, inizio settembre, che poi ci siamo fermati per la pausa elettorale, abbiamo comunque cercato di fare delle cose, abbiamo creato dei tavoli con giovani professionisti, imprenditori, affinché appunto si facessero delle proposte proprio sulle, sulle problematiche inerenti al Covid. Però logicamente quando parli di giovani il distanziamento comunque crea delle problematiche nel, di condivisione, della partecipazione, perché poi il forum ha l'obiettivo di creare aggregazione e partecipazione. Nel momento in cui non lo puoi fare fisicamente, a distanza, logicamente provi a fare qualcosa, ma è chiaro che è molto, diventa molto difficile. Però io devo proprio rilevare che mentre molto spesso i giovani in generale, soprattutto poi quelli campani, sono stati etichettati come giovani non troppo avvezzi alle regole, che girovagavano e si divertivano, io devo prendere le difese di questi giovani, perché alla fine se analizziamo la cosa per quello che merita di essere analizzato, i giovani sono quelli più colpiti da questa emergenza Covid. Semmai sì, qualche sera, qualche eccesso ci sarà pure stato da parte di qualcuno, ma io ne ho visti tanti responsabili che giravano con distanziamento, evitavano assembramenti e soprattutto, nonostante vivevano una situazione economica non facile, ma soprattutto una situazione di prospettiva che non era che non è cose, comunque con senso di responsabilità hanno cercato di fare la loro parte. Quindi insomma speriamo che questo Covid passi il prima possibile, che sia soltanto davvero una questione di ultimi mesi e poi si possa ripartire. Noi pure sulla ripartenza, già che ci auguriamo che sia da marzo in poi, abbiamo fissato tre principi: il principio lavoro, comunità e cultura. Secondo noi bisogna partire da queste tre fondamenta per disegnare una nuova società che non sia più una società fondata sull'economia del profitto, ma sia una società fondata su un'economia che si faccia carico anche della promozione umana, e quindi si ritorni ad essere uomini e donne libere, capaci di pensare e di programmare il futuro dei nostri territori. Esatto, la libertà alla base di tutto. Raffaele, a te la parola. Sì, buonasera Presidente. Allora, secondo lei su quali aspetti i giovani dovrebbero concentrarsi maggiormente al giorno d'oggi e quali invece tendono purtroppo a trascurare? Guarda, secondo me dovrebbero soffermarsi di più sull'aspetto della condivisione. Oggi noi giovani, io ho 26 anni, quindi mi metto nel paradigma del giovane, che dai 16 ai 34 siamo tutti giovani, che ce ne va. Però molto spesso tendiamo più ad isolarci, a fare tra virgolette la politica dell'io. Sarà stato anche l'avvento di tutte queste tecnologie che si sono susseguite in maniera veloce, però ci manca un po' quella capacità di creare la comunità e di fare condivisione, di condividere gioie, dolori, preoccupazioni, visioni e quant'altro, insomma. Quindi penso che la pecca maggiore di questi anni sia dettato ad un isolamento del pensiero e ad una banalizzazione del problema. Cioè molto spesso quando c'è un problema uno non andiamo alla ricerca della verità. Nella fase Covid l'abbiamo un po' più fatto, forse perché avevamo più tempo e perché forse realmente esigevamo di saperla la verità. Però in generale tendiamo a fidarci della prima notizia che passa, a fidarci della soluzione che banalizza il problema. C'è un problema, uno ti dà una soluzione così, non è che ci riflettiamo per trovarla insieme oppure per darne una più efficiente. Quindi è un po' questo, un po' questo apatismo generale, questa delega in bianco agli altri, e questo anche un po' questo lamento di dire vabbè, le cose vanno male, andranno sempre male, sopravviviamo. Invece proprio attraverso gli strumenti partecipativi, forum, associazioni, tutto quello che può esistere nel tessuto giovanile devono servire a spronarci per dare il nostro contributo al cambiamento e per essere partecipi e protagonisti delle azioni che devono essere messe in campo. Grazie. Bene. Allora, Eddie, vuoi dirci qualcosa? Sì. Io in passato ho fatto parte di un forum. Quale? Castellabate. Ah, ok.
La mia domanda è: organizzate eventi regionali tra i forum? Sì, noi, come dicevo prima, ogni anno, verso la fine dell'anno, tenevamo una 3 giorni tra tutti i forum dei giovani istruiti, i giovani non iscritti ai forum, per cercare di coordinarci, condividere delle idee, dei pensieri, delle proposte. Poi è chiaro, lo accennavo all'inizio, comunque sono delle realtà molto fluttuanti, nel senso che a volte trovi il ragazzo che c'ha l'impegno di lavoro, a volte c'ha l'impegno di studio, a volte comunque non è sempre facile fare quadre, insomma, anche perché tutto viene fatto a titolo volontariato, quindi è qualcosa che viene fatto veramente con spirito di aggregazione e di partecipazione. Però normalmente cerchiamo di promuovere gli eventi di questo tipo, soprattutto cercando, oltre che a confrontarci, a creare un vero e proprio momento formativo anche a volte nella conoscenza di come si presenta un progetto all'Unione Europea, a volte la semplice lettura anche dei diritti e dei doveri previsti dalla Costituzione, altre volte su tematiche più specifiche, quelle della comunicazione, quelle dell'ambiente, cioè tutto quello che può contribuire a creare un bagaglio formativo alle giovani generazioni. Purtroppo il periodo è quello che è, a prescindere dall'emergenza Covid, comunque avevamo già una fase non positiva dal punto di vista economica, che ce lo diciamo tutti, insomma, in ogni settore. Io quando ho finito l'università, lo raccontavo proprio oggi a un amico, mi sono laureato 2 anni fa in giurisprudenza, ho finito l'università, ho iniziato il periodo di pratica, nell'iniziare questa nuova fase ero contentissimo, pensavo di poter cambiare il mondo, pensavo che chissà cosa mi aspettasse, invece poi quando entri nel mondo del lavoro ti rendi conto che davvero è molto difficile e complesso, e quindi cerchi e ti rifugi nel prossimo, e se trovi gruppi di forum, gruppi di giovani che collaborano, che insieme cercano di aiutarsi l'un con l'altro, allora ti può dare pure una mano nel sentirti più realizzate, nell'affrontare più serenamente il proprio percorso. Il forum, secondo te, può essere un mezzo per fare rete? Assolutamente sì, tantissimi ragazzi dopo i forum si continuano l'attività attraverso associazioni, si conoscono, fondano reti di imprese, insomma davvero negli anni è stato un canale importante, dal 2004, da quando sono partiti un po' i forum in Regione Campania, se andiamo ad analizzare è stato un successo soprattutto da questo punto di vista. È stato un po' ridimensionato in questo obiettivo con la riforma delle province, perché prima esistevano in tutte le province anche dei coordinamenti provinciali, ora esistono solo in alcune province, altre li stanno riistituendo, quindi ci siamo anche in questa fase transitoria, speriamo che si chiuda il prima possibile con questo nuovo diciamo sistema partecipativo anche che si pone in mezzo tra i comuni e le regioni. Però è importantissimo, come lo dicevo prima, sia per non isolarsi, che è uno dei mali principali della nostra generazione, sia per condividere qualcosa, perché poi altrimenti ognuno va da sé, e nel momento in cui sei costretto a condividere hai perso la capacità di condivisione e diventa ancora più difficile vivere in questa società. Bene, Alessandro, a te la parola. L'audio, per favore. Buonasera, Giuseppe. Ciao. La mia domanda è: per te, noi giovani, cosa siamo? Mettiti anche tu nella categoria della domanda, perché sei giovanissimo, quindi... Certo. No, guarda, io ti risponderei senza retorica: siamo una risorsa, che alla fine è così nella storia, è così nel tempo, però l'importante è avere la consapevolezza, non dirlo giusto perché è una bella risposta da dare o perché diventa facile darla, ma esserne consapevoli, perché alla fine se non c'è un ricambio anche di visione nelle cose, io un altro giorno leggevo che la pubblica amministrazione ha un'età media in Regione Campania ad esempio di 59 anni, ha difficoltà con lo smart working, quindi se vogliamo essere competitivi in un mercato che sia al di fuori del nostro territorio anche nazionale, c'è bisogno della risorsa da giovani. Adesso non che si debba creare uno scontro intergenerazionale tra chi è venuto prima di noi, chi verrà dopo di noi, perché può darsi che chi ha 10-20 anni dopo di noi già si lamenta di come l'abbiamo gestita noi la fase della nostra gioventù, insomma, oppure la fase successiva, quindi questa sarebbe una guerra senza fine. Però è importante capire che le cose le si possono cambiare,
che le cose possono andare nella direzione migliore sia per noi come generazione che per il territorio che rappresentiamo, però soltanto se ci attiviamo e a volte anche se lottiamo, perché molto spesso parlo anche in riferimento a me, logicamente in riferimento a tutti, molto spesso siamo un po' apatici, lasciamo che gli altri fanno o non fanno, che si prendano le responsabilità al posto nostro, invece dovremmo avere un po' più di orgoglio di prenderci le cose ed essere un po' più sicuri di noi stessi, perché alla fine siamo una delle la generazione nativa digitale, quindi siamo una delle prime generazioni che utilizza benissimo tutte le tecnologie, siamo una delle generazioni che ha il tasso più alto di cultura, nel senso che ha completato i più alti gradi di scuola nella percentuale media, però allo stesso tempo rischiamo di essere la prima generazione, questa è una cosa grave, speriamo che non capiti mai, però rischiamo di essere la prima generazione da 70 anni a questa parte, quindi dal finire della Seconda Guerra Mondiale, ad essere più povera di quella precedente. Cioè dal 45 in poi ogni generazione è andata sempre migliorandosi, forse ormai siamo abituati a vedere questi grafici di sale e scendi degli andamenti, però forse dal punto di vista economico e sociale rischieremo di essere la prima, la nostra generazione, quella che va dai 18 ai 40 anni, la prima generazione ad essere più povera dei propri genitori, e questo lo dobbiamo evitare. Come possiamo farlo? Mettendoci in campo, combattendo, battagliando, dando delle proposte, dando delle idee, non mollando e cercando di fare la nostra parte in questa fase della storia. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Concludiamo con la nostra consueta domanda. Giuseppe, qual è il segreto per farcela? Il segreto per farcela forse è crederci. Essere una persona quanto più libera possibile, quindi non avere delle pressioni esterne, o se ci sono, saperle in qualche modo raffreddare e contenere, e credere in quello che è il proprio obiettivo, fissarlo, cercarlo di condividere con quanto più persone possibile, perché la condivisione è importante, e poi raggiungerlo senza demordere mai. Vittorio Alfieri diceva in un sonetto: volli, sempre volli, fortissimamente volli. Forse questo deve essere la consapevolezza e la forza di volontà di raggiungerlo, appunto, l'obiettivo. Grazie per essere stato con noi, saluto tutti i miei amici e ci vediamo alla prossima puntata con ANG Agropoli Generation. Grazie per essere stati con noi, stay tuned. Grazie a tutti. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.